Allora raccontaci, come mai sei andato in Perù? Ma allora, è arrivato questo invito per alcuni giornalisti per andare alla scoperta proprio del pisco, del distillato peruviano per antonomasia. E visto che io scrivo fondamentalmente di birra, di vino, di distillati anche di cucina, legata anche comunque al viaggio e al turismo, che sono la gastronomia e il food in generale, comunque parte integrante ormai delle motivazioni di viaggio, per gli italiani soprattutto, ma credo un po' per tutti. Ho colto la palla al balzo perché sono un fiero sostenitore che per raccontare bene ciò che si va a conoscere bisogna andare sul posto, Ah, cioè questo sicuramente. bisogna incontrare le persone, bisogna vivere le esperienze sulla propria pelle, perché solo facendo così riesci comunque ad assorbire delle emozioni che poi, se sei bravo, cerchi di trasmettere in ciò che scrivi. Quindi vale molto di più un'esperienza in Perù, nei territori dove si produce il pisco, a vedere le aziende, piuttosto che la più incredibile degustazione di pisco fatta a Milano, che comunque vale ovviamente. Certo. Però quello che vedi lì, per me, delle sorprese che andavano da comprendere banalmente che il mango cresce sugli alberi. Io il mango finora l'avevo sempre visto nelle cassette del supermercato, fino a incontrare delle realtà produttive diverse tra di loro, perché il merito di questo viaggio che nasce anche soprattutto grazie all'entusiasmo incontenibile di Federico Solari, che conosci benissimo e che è capace di trasmettere, di inondarti questa passione che ha per il Perù e per il pisco, che a volte è quasi incontenibile, ma fa parte del suo carattere, grazie comunque all'organizzazione, alla logistica di Prom Perù, che ha curato tutti gli spostamenti e quant'altro. Il viaggio è stato organizzato molto bene, perché abbiamo fatto prima un focus introduttivo con Livio Pastorino, che è comunque il riferimento forse a livello di assaggiatori di pisco lì in Perù. Sì, ho letto quello che hai Esatto, perché lui ha contribuito a dare la panoramica e senza questo primo passaggio poi sarebbe stato comunque più difficile andare nelle singole aziende a parlare con i produttori. Quindi dare questa panoramica sul pisco, far capire che esiste un disciplinare, far capire quello che è la storia del pisco e che è il distillato comunque più antico del nuovo mondo. Queste sono parole sue che a me hanno colpito molto, e non lo dice semplicemente perché è peruviano e quindi promuove i suoi prodotti, ma perché ci sono delle carte, dei Documenti, documenti che provano certo. questo. Quindi la C'è la storia, storia dietro. esatto, secondo me è molto affascinante anche poi poter trasmettere come nasce un distillato, al di là delle caratteristiche tecniche, organolettiche, il fatto del disciplinare, il fatto che ci debba essere un alambicco discontinuo, il fatto che solo determinate uve possono essere utilizzate per il pisco, il fatto che parlare del pisco al singolare in realtà è riduttivo, perché poi si deve parlare di pisco al plurale, non solo per le definizioni, no? No, dopo Dopo entriamo entriamo nel questo. tecnico. Tu devi raccontarci prima di tutto, allora, questo paese tu prima di arrivare, come lo vedevi? Allora, io Tu sei credo. andato prima in Perù? No, era la prima Ah, volta. ecco, questo è molto Io in interessante. America Latina ero stato solo in Argentina, in Patagonia, fino a giù a Ushuaia, che anche quella è stata un'esperienza sconvolgente. E del Perù sapevo quello che sanno tutti sul pianeta Terra, cioè fondamentalmente le cose più eclatanti Machu del Perù, Picchu, esatto, ecco. Machu Picchu, Cuzco, eccetera, eccetera. Ecco. Quello che non immaginavo è l'incredibile diversità di territori e di fascino, perché ad esempio non immaginavo assolutamente che ci fossero dei deserti come quelli che abbiamo Le visto, dune. le dune, esatto, e quindi sapevo chiaramente della costa, sapevo dell'Amazzonia, un po' la parte di Amazzonia che c'è, però tutta la diversità di ambienti, il fatto che lungo la panamericana che fai da Lima per andare giù fino Sì, alle sì. zone di produzione più tipiche del pisco, tu fai chilometri e chilometri, poi le distanze per un europeo, per un italiano, sono un po' diverse nella testa rispetto ai latinoamericani, no? Per cui se per me Milano-Venezia è un viaggio, per un latinoamericano Milano-Venezia è quasi una passeggiata.
E questo chiaramente comporta una differenza. E quindi la diversità, il fascino di Lima, che è una città da un certo punto di vista caotico, però che quando ti dicono quanti abitanti vivono a Lima ti fai l'idea che Milano in confronto è niente, no? E il melting pot, le influenze culturali che ci sono diverse, perché comunque tra quelli che hanno sempre, tra i nativi diciamo e quelli di discendenza diciamo nativa e certo. I vari arrivati nel corso dei secoli, c'è una fusione che comunque arricchisce. Certo. Io penso sempre che dove c'è la fusione di culture diverse c'è un arricchimento. Possiamo fare una riflessione anche come mai l'Italia è... Il problema della fusione, del melting pot, è che serve del tempo perché si realizzi. Cioè nessuna fusione storicamente è stata facile. Cioè c'è sempre la diffidenza, c'è sempre la paura, c'è sempre chi si pone in maniera sbagliata, soprattutto tra i nuovi arrivati, voglio dire. Alla lunga però io credo che le città più interessanti che ho visitato nel mondo, guarda caso, erano quelle dove questa fusione di etnie, di culture, di tradizioni era data per scontata, certo. O comunque era radicata. Certo. Servono magari 100 anni. Aia. E questa è una cosa che solo il tempo può spiegare. Da noi la trasculturazione è stata magari il tema culturale, la musica, il cibo. Sì. Il mangiare cinese, andare dai cinesi, certo. Ballare afro, lo trovai. Certo. Allora per noi praticamente è un condividere tutte le manifestazioni culturali, certo. Che va bene, insomma non mi sembra che, però sicuramente ci vuole il tempo. Ci vuole del tempo, ci si influenza vicenda, devono passare delle generazioni, cioè si passa anche attraverso banalmente i matrimoni misti, che non accadono subito, ma quando le famiglie e i genitori vengono da etnie e lingue diverse, il figlio solitamente parte già con dei vantaggi, perché già in famiglia riceve input diversi. Cioè, a me non è un caso che la città a livello gastronomico più interessante degli Stati Uniti è New Orleans. New Orleans è proprio un crogiolo di razze, culture, lingue, che ha creato una gastronomia, una cucina incredibile. Però non ci siamo voluti probabilmente. Come sei stato ricevuto a Lima? Lima molto bene, a parte il caldo torrido, che a marzo arrivavamo da Milano, eravamo tutti infreddoliti. Però Lima molto bene, la gente... tutta quella che almeno io ho incontrato, ha molto calore umano, anche curiosità nei confronti delle persone che vengono da fuori, e per certi aspetti però anche nessuna differenza rispetto a essere qui, cioè nel senso se uno va in un cocktail bar, come è capitato a noi ovviamente, noi avevamo quell'impronta... Ho visto il percorso, ecco, molto interessante, di visita, è piacevole che il barman... Anche in locali, voglio dire, non super internazionali come il Carnaval, per dire, che è anche abituato ad avere una clientela internazionale, ma il localino dove siamo andati, non mi ricordo più il nome, ma il quartiere di Barranco, cioè il ragazzo non ha fatto una piega, che fossimo di Lima o che fossimo cinesi o per fossimo italiani. Normale. Ecco, e questo è bello, cioè non c'è la curiosità del, oddio, il visitatore straniero. Certo. Bene.